Salve terrestri e benvenuti in un altro quando. Siamo al secondo giorno della maratona Voga 2016, un vlog al giorno per tutto il mese di agosto. E oggi ho deciso di dire due parole sul film Netflix attualmente in elaborazione, tratto da Death Note, manga e relativo anime cult di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Ho in agenda diversi titoli manga da recuperare in video recensioni più corpose, ma per il momento parliamo di questa annunciata versione live action. Dicevamo, Death Note. Thriller fantastico, già portato sullo schermo da due pellicole giapponesi girate in live action. In un primo momento mi era parso di capire che la produzione Netflix avrebbe riguardato una serie, format del quale un racconto intricato come Death Note si gioverebbe, in effetti. Le notizie ufficiali però parlano invece di un film. La cosa non è ancora chiarissima, ma i fans sono in tumulto per altre ragioni, ed è di queste che vorrei parlare. Per chi non avesse presente la trama, Death Note racconta di un giovane, Light, che entra in possesso di un quaderno della morte, strumento usato dagli spiriti mietitori chiamati Shinigami, e scopre di poter uccidere semplicemente scrivendo i nomi delle proprie vittime nel quaderno stesso. I suoi piani sono ostacolati da un geniale investigatore, conosciuto solo come L, con cui inizia un complicato duello psicologico. La cosa che sta facendo storcere il naso a molti lettori dell'opera originale è la solita, cioè il fatto che un personaggio importante, in questo caso L, il detective antagonista, sarà interpretato da un attore di colore, Keith Stanfield. Ora, di volta in volta assistiamo a un balletto che è ormai di rito. Perché cambiare l'etnia di un personaggio iconico? Il politically correct ha rotto i coglioni, eccetera, eccetera, eccetera. Nella fattispecie ci si attacca anche alla caratterizzazione fisica di L come appare nei manga e nell'anime, un giovanissimo, flessuoso, inquietante, dalle pose bislacche, quasi fosse uno strano alieno o una strana bestia. Per tanti non è accettabile che sia stato chiamato un nero a interpretarlo. Anche peggio di quando il ruolo della torcia umana nel discutibilissimo film sui Fantastici 4 di Josh Trank è andato a Michael J. Jordan. Personalmente, come ho detto altre volte, penso che il politically correct c'entri ormai poco, che ormai sia solo uno specchietto per le allodole. A volte certe scelte sono deliberatamente provocatorie, altre volte sono il segno del tentativo di cambiare un po' l'ordine delle cose, così, un po' a caso. Altre ancora, secondo me, sono influenzate da logiche di produzione, e cioè dal fatto che le majors hanno certi attori sotto contratto e devono farli lavorare, collocandoli da qualche parte. Ma anche questo oggi non mi interessa granché. Intanto mi fa sorridere che tutto questo scalpore per un L che diventa nero. Abbiamo un racconto ambientato in Giappone che viene trasposto in Occidente, ambientato in America, un paese multirazziale. Se L fosse stato caucasico, avrebbe comunque cambiato etnia, avrebbe dato fastidio nello stesso modo. C'è da chiederselo. Ma la cosa da sottolineare è un'altra, che promette anche peggio rispetto ai cambiamenti etnici dei personaggi. Io sono abbastanza d'accordo con chi dice che occidentalizzare un racconto orientale è una forzatura e che di norma il DNA stesso della storia in questa trasformazione risulta compromesso. È vero. Oddio, esistono delle eccezioni, qualche remake, qualche rivisitazione riuscita, c'è, non è una legge matematica, ma a un buon 90% è così. Occidentalizzare un racconto nato in Oriente è un'operazione di norma fallimentare. Perché? Per una ragione molto semplice, l'immaginario orientale è molto diverso da quello occidentale e richiedono un diverso modo di sospendere l'incredulità. Certe cose funzionano, sono accettabili anche dal punto di vista narrativo, ma solo se collocate nel loro scenario originale.
Quindi, secondo me, il punto dolente di questo adattamento non sarà tanto il cambio di etnia di Elle, ma la presenza, assenza, modifica di un personaggio fondamentale del quale finora, riguardo il film Netflix, non ho ancora trovato notizia. Ryuk. Lo Shinigami, il cosiddetto dio della morte che fa trovare il quaderno a Light Yagami e resta al suo fianco fino alla fine. Nell'immaginario giapponese, la morte è vista così, è delegata a dei o demoni, nell'accezione in cui demone non è un sinonimo di diavolo in senso cristiano, ma sono spiriti che si identificano con forze della natura, quindi divinità deputate a mietere le anime dei mortali. E gli Shinigami sono una realtà collettiva. Ce ne sono tanti, dei della morte, tra i quali uno si annoia. Da noi occidentali la morte è immaginata come una figura individuale, può essere lo scheletro con la falce, può essere il figuro ammantato del settimo sigillo di Bergman o la sorellina vivacissima di Sandman. In ogni caso, per noi la morte è una sola entità. Abbiamo avuto anche noi esempi di racconti fantastici con una morte mondana, come vi presento Joe Black, che poi è il remake di un film hollywoodiano intitolato La morte in vacanza, in cui la morte vuole sperimentare la vita, assume sembianze umane e si innamora di una donna. Ma non mi immagino, in un contesto occidentale almeno, la morte che per vincere la noia si mette dietro a un giovane genio esaltato e gli dà in gestione il suo potere. Inoltre, in Death Note, il fatto che gli Shinigami, gli dei della morte, siano più di uno, ha una sua valenza nella trama, perché strada facendo incontriamo altri Shinigami con cui i personaggi devono necessariamente avere a che fare. Insomma, credo che il cambiamento di etnia di un personaggio iconico, forse più che in passato, qui stia distraendo dal vero problema del film che si va a girare. Occidentalizzare il tutto significa anche decontestualizzare l'immaginario dell'intero racconto. Non mi aspetto di vedere Ryuk nel film Netflix, come non mi aspetto di vedere Light che interagisce con una qualche personificazione della morte occidentale. Magari mi sbaglierò, ma trovo che i presupposti siano davvero poco felici perché questa versione di Death Note possa riuscire, perché sarà chiaramente una variazione sul tema molto, molto libera. Ragazzi, lo so, a noi che amiamo certe cose e vedercele sminchiare sullo schermo, piccolo o grande che sia, dà fastidio, ma nello stesso tempo mi chiedo perché gli diamo tanta importanza da irritarci. E mi rispondo perché forse in un modo non del tutto consapevole, noi nerd consideriamo le opere in live action, film e telefilm qualcosa di più adulto rispetto a fumetti e animazioni, anche se lo neghiamo. Quindi li viviamo come una sorta di promozione, se lo giudichiamo ben fatto, o come un oltraggio, se riesce male. Ricordiamoci che il cinema si è da sempre nutrito di letteratura, di teatro, e che le opere che ha adattato continuano a esistere e a conservare la loro dignità a prescindere dall'esito sullo schermo. È un po' come se noi, che amiamo i fumetti, avessimo ancora qualcosa da dimostrare. Almeno è una sensazione che ho io davanti alla furia che in qualche caso vedo scatenarsi a proposito di questi adattamenti. Chissà, per oggi è tutto. A domani, se tutto va bene, con un nuovo vlog per la maratona di agosto. A un altro quando.